La Giunta regionale toscana ha approvato la delibera che dà il via al ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto legge sicurezza. Alla base del provvedimento la considerazione che, ad avviso degli uffici legali della Regione Toscana, il decreto legislativo presenterebbe profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, rendendo impossibile erogare diritti assistenziali, sociali e sanitari riconosciuti dalla legislazione regionale. Le ragioni sono principalmente l'articolo 1 del decreto Salvini, quello dove si elimina la protezione umanitaria, perché pensiamo che questo sia un modo per aumentare il numero degli irregolari e quindi non consentirci di svolgere fino in fondo il nostro ruolo previsto anche dalla Costituzione di assistere in maniera universalistica le persone che sono sul nostro territorio, sia sotto il profilo delle cure che quello dell'assistenza sociale essenziale, elementare. Altre contestazioni riguardano l'articolo 13 del decreto sicurezza. Eliminando l'iscrizione anagrafica rende invisibili queste persone, spariscono, non sappiamo dove cercarle, come poterle assistere. Un medico mi faceva presente ad esempio che non essendo i ragazzi bambini iscritti all'anagrafe non si possono neppure vaccinare. Il ricorso sarà stilato dall'Avvocatura regionale e presentato entro la fine di gennaio. Rossi ha garantito che non preluderà ad atti di disobbedienza civile. Noi nella delibera che abbiamo preso abbiamo detto anche che vogliamo rivolgerci ai comuni, siamo disponibili, ci mettiamo a disposizione per consentire anche a loro il ricorso costituzionale, perché possono farlo, no? Attraverso le regioni, questo è stabilito appunto per legge.